dare la palla a un giocatore con il colore diverso, blu passa giallo, giallo passa blu, quindi riesce a mantenere la sequenza colore, vale 1. Giocatore che riesce anche a occupare uno spazio utile e giallo giallo non stanno per esempio vicini perché non ha senso, vale 2. Giocatore che riesce a vedere prima di ricevere e riesce a occupare uno spazio utile, riesce a chiamare un compagno con la sequenza colore giusta, a un certo punto, cosa incredibile, il giocatore che sta giocando dentro non solo vede i due palloni, ma vede anche uno smarcamento di un vertice e magari riesce a vedere quello proprio davanti a lui. Lui mi passa la palla e io riesco a vedere lo smarcamento del vertice che sta su quel lato. Già buono. Se un allenatore vedesse che invece, mentre si sta giocando, invece di ruminare le cicche, che è una cosa bruttissima, riuscisse anche a vedere un giocatore che mentre è dentro vede due palloni, vede uno smarcamento di un vertice frontale e vede anche lo smarcamento di un vertice che sta agli appoggi laterali, un allenatore inizia, è contento, felice. Felice.